Francesco Limpido ha visto sul nostro giornale la dichiarazione di un altro senza tetto locale, ormai si chiamano così, e ha voluto raccontarci la sua storia, dare la sua testimonianza di una serie di traversie vissute insieme alla sua famiglia, che purtroppo famiglia non può più essere considerata, perché tre dei suoi figli sono stati praticamente sottratti alla vostra tutela, due sono stati dati in adozione, uno è stato dato in affidamento nonostante i vostri tentativi di opposizione. Adesso la moglie si ritrova ospite di alcuni amici, mentre lei si trova qui ospite di Astrea, questa associazione che sta aprendo le porte, i locali a coloro i quali hanno bisogno per trovare ricovero notturno. In qualche modo lei cerca di aiutare prestando la sua azione di volontariato, di collaborazione, però è il caso di dire basta, ho bisogno di una mia vita, di una mia indipendenza, di poter ritrovare la mia dignità. Non a caso lei ha anche alcune denunce perché si è ritrovato costretto dall'impossibilità di pagare caparre e affitti a purtroppo ad aprire delle case che non le appartenevano. Ecco, lanci il suo appello all'amministrazione comunale. Non lo so cosa dovrei dire, so soltanto una cosa, che dal 17 novembre siamo in giro. Astrea mi ha dato ospitalità. Adesso in un lettino apribile dentro un'associazione. Mia moglie sta dormendo in ricoveri di fortuna tramite amici, amiche e così via. Io mi sono prodigato con le politiche sociali, ho fatto un pochino la pallina da tennis, un pochino a destra, un pochino a sinistra, tramite padre Marco D'Araccio e l'assessore Salligano. Il sindaco mi ha indirizzato da loro perché mi ha detto ho stanziato dei soldi per questo progetto di cui sono stato inserito, ma non mi tocca niente, parole di padre Marco, perché non ho disabili, non ho figli, non ho niente, perché già mi sono stati tolti, quindi automaticamente in precedenza mettono, è giusto anche questo, i disabili e le famiglie con i bambini, però non è neanche corretto che una famiglia con un'abitazione e disoccupato dal 2012 rimanga. Ricordiamo che lei non è che non vuole fare niente, lo dico sempre, lo ribadisco nelle mie interviste, lei ha anche delle competenze, delle qualifiche da poter spendere. Disoccupato dal 2012 perché lavoravo alla Fincantieri a Palermo e quindi adesso non sto lavorando più, non sto riuscendo più a trovare lavoro nonostante i curriculum e così via, mandati le email di persone a parlare e così via, non sto riuscendo a trovare qualcosa, quindi automaticamente sono a spasso. In mezzo a una strada nella presenza della parola, perché ripeto, il 17 novembre sono in giro, sfrattato totalmente. Mia moglie è in giro con me, e Astrea mi sta dando ospitalità a me, mia moglie purtroppo sta dormendo da amiche in giro come a me. Ma non c'è l'opportunità di inserirvi anche in strutture di accoglienza, visto che comunque non vi possono affidare una casa? Non ho mai accettato queste loro proposte, perché il sindaco Garozzo mi aveva detto già una volta, lei se ne va da Peppe Agosta e sua moglie la mettiamo in un centro di accoglienza per sue ma donne. Non è meglio in questo momento? Io ho sempre detto no, io mi sono sposato per stare insieme a mia moglie, non separati. Ma in questo momento lo siete però? Sì, purtroppo sì, però io combatto per avere una famiglia compatta, mettere i piedi sotto il tavolo e la sera andarmene a dormire con mia moglie. Cioè questa è la famiglia, questa è l'unità familiare che io ho sempre avuto. Il problema è anche vero che comunque il budget che danno a disposizione in questi programmi di accompagnamento per un anno sono veramente esigui rispetto a quelli che sono i prezzi di mercato. Dovete essere voi stessi a cercare l'immobile da locare e soprattutto c'è un grande problema: con 300 euro non si trova nulla. Abbiamo trovato qualcosa con 350 euro, ma non essendoci i fondi non posso affrontare le spese. Sono 1050 euro da dare anticipatamente, più i 75 euro di contratto che dovrei fare da affitto per regolarizzarlo, e subito dopo loro poi entreranno con il progetto per
per aiutarmi a pagare l'anno in corso. Ma non so neanche dove sbattermi la testa per recuperare quei soldi, perché 1.050 euro non li recupero completamente. Lei sarebbe disposto comunque a prestare la sua attività collaborativa? Io con faccio tutti. Il volontariato già da 3 anni e mezzo con Astrea. Se mi capitano dei lavoretti li faccio, se mi capita qualcosa lo faccio, ma sono sempre piccoli lavoretti, non mai per poter risolvere un problema. Questo è tutto. Tutto. Lancio un appello alla cittadinanza, ma soprattutto all'amministrazione. All'amministrazione dico soltanto una cosa: svegliamoci un pochino e cerchiamo di guardare in faccia la realtà. Che è dura.